Misteria gloriosa. Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum et festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad exteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos, et in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In primo misterio glorioso consideratur, resurrectio Domini nostri Iesu Christi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, presertim illas qui maxime indigent, misericordia tua. In secundo misterio glorioso consideratur, ascensio Domini nostri Iesu Christi in celum. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In tertio mysterio glorioso consideratur, descensus Spiritus Sancti Paracliti. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In quarto misterio glorioso consideratur, assumptio beatissime Virginis Mariae in celum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, neduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In quinto misterio glorioso consideratur, coronatio beatissime Virginis Mariae in cielo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, ad te clamamus exules filii Eve, ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle, eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Prosumo Pontifice, ad indulgentiam lucrandam. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos al malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crudele. Ti saluto, croce santa, che portasti Redentor. Gloria, lode, onor si canta, ogni lingua e ogni cuore. Santa messa offerta per la defunta Antonietta Gironi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Cristo, prima di accostarci alla Divina Liturgia in questo mercoledì della Settimana Santa, riconosciamo di essere sempre peccatori e chiediamo perdono a Dio. Facciamo un breve esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo, tuo Figlio, subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico. Donaci di giungere la gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come ai discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicina a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa,
Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Mi sento venir meno, mi aspettavo compassione, ma invano. Consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo, e quando avevo sete mi hanno dato aceto. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Salve nostro Re obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua?» E gli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Parola del Signore. C'è la caduta dell'antonostino. Si è lodato Gesù Cristo. Ieri abbiamo visto la figura di Pietro, ecco come, pur amando il Signore, presumendo di sé, è caduto, rinegandolo. Ma oggi meditiamo la caduta ancora più rovinosa, la figura ancora più emblematica, quella di Giuda, il traditore per antonomasia. Ora, chiamando beati gli apostoli, Gesù, siamo al contesto ultima cena, gli disse: «Beati se avessero seguito il suo esempio e la missione che loro assegnava». E poi si commosse profondamente perché vedeva che uno di essi non solo non lo seguiva in quel ragionamento, ma si urtava internamente e contrastava con lui pur manifestandolo apertamente. Perciò soggiunse: «Io non parlo di tutti voi». Egli stesso aveva eletto l'apostolo traditore, egli stesso aveva chiamato la santa compagnia colui che doveva essere un demonio. Perciò, per dissipare ogni dubbio, disse: «Conosco quelli che ho eletti», cioè sapevo bene nell'eleggere Giuda che sarebbe stato traditore, ma l'ho eletto lo stesso per utilizzare la sua perversità nel compimento del disegno di Dio. Adesso vediamo bene. Nel Salmo 41, versetto 10, tutta la scrittura è ispirata da Dio e tutta converge verso Cristo. Sotto la figura di Achitofel, traditore di Davide, era predetto il traditore del Messia, che, mangiando il pane con lui, riferimento che ha fatto Gesù nel Vangelo, cioè vivendo in sua compagnia e determinatamente mangiando con lui la cena stessa dell'amore, avrebbe levato il calcagno contro di lui, mostrandosi suo nemico, cercando la morte.
Ora, questa profezia, annunziamo il futuro, non lo determinava, quasi rendendo necessario e fatale la colpa di Giuda, ma annunziava anche uno dei tratti del disegno divino della passione del Redentore, conseguenti la perversità del traditore. Gesù non scelse Giuda perché fosse un traditore, ma perché fosse apostolo, e certamente scegliendo volle migliorarlo. Sapeva per divina prescienza che sarebbe stato traditore e che questo sarebbe stato utilizzato da Dio per il compimento del suo disegno, e lo elesse col cuore angosciato in perfetta obbedienza al Padre. Nella passione, sintesi di tutti i dolori e raccolte tutte le umane iniquità che sarebbero state addossate al Redentore, non poteva mancare la rappresentanza del traditore. Dio non annunziò il traditore per predeterminare uno ad esserlo, ma per dire quello che sarebbe venuto in una libera volontà umana ingrata alla sua grazia, che è un rischio che possiamo correre tutti. Quindi era predetto un traditore, ma non quel traditore. Gesù Cristo, nel leggere Giuda, non solo gli tolse la libertà del bene perché fosse traditore predetto, ma lo colmò di grazie e misericordie specialissime perché non lo fosse, ma anzi perché fosse un santo. Giuda tradì per suo tornaconto e anche per vile moneta, abbiamo sentito, colui che lo aveva amato e beneficato e lo aveva accolto fra le persone a lui più care. Ad ogni modo, quello che è certissimo è che Giuda non tradì per destino, ma per sua libera volontà, istigato da Satana, e che la profezia che annunziò, che lo annunziò, predisse, ma non predeterminò il fatto. Gesù poi, prevedendo che Giuda, proprio Giuda, l'avrebbe tradito, lo elesse utilizzando quella perfida volontà per il compimento del disegno divino e per mostrare col fatto che tutto ciò che era stato predetto del Messia si avverava in lui. Egli infatti pronunziò agli apostoli tradimento prima che si avverasse, quasi per credere che sia stata una fatalità. Dopo queste considerazioni generali sul tradimento che gli doveva soffrire, Gesù volse il cuore determinatamente a Giuda come suo discepolo, amato da lui di amore misericordioso, e si commosse profondamente perché ne fu sommamente addolorato. Giuda, pur avendo già pattuito il tradimento, se ne stava impassibile e non mostrava di preoccuparsi di ciò che Gesù aveva detto sul traditore. Credeva così di dissimulare il suo delitto e ne soffocava il rimorso per non smascherarsi con turbamento esterno. Per questo Gesù, cercando di scuoterlo, protestò solennemente con accento accuratissimo dicendo: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Giuda stesso, come nota San Matteo, per non svelarsi, interrogò Gesù se non fosse stato proprio lui a tradirlo, e Gesù lo fece intendere senza però farne accorgere gli altri. Pietro, abbiamo visto ieri, nel suo immenso amore per Gesù era il più costernato di tutti, non perché temesse di essere lui, credendosi anzi troppo sicuro della sua fedeltà, ma perché voleva prendere misure contro traditore, e quindi fece cenno a Giovanni a domandare chi fosse. Gesù a Giovanni non nascose, perché sapeva che aveva maggiore carità di tutti, gli disse che era colui al quale avrebbe dato del pane intinto. Chi presiedeva un banchetto soleva dare agli ospiti un pezzo di pane intinto o un pezzo di carne per testimoniare loro il suo amore. Gesù scelse questo segno per indicare a Giovanni il traditore, sia perché era il più adatto a non farne accorgere negli altri, e sia per dare a Giuda un'ultima testimonianza di amore per conquistarlo. Ma Giuda, sconvolto com'era, per lo stato della sua coscienza che era in peccato mortale, le tenebre fitte, pieno di avversione e di odio, ricevette quel segno di amore come atto di disprezzo. Il suo odio per Gesù si accese con più forte, nel terribile turbamento nervoso che ne seguì, Satana lo avvinghiò più fortemente e lo possedette. Non fu per sé un ossesso, perché rimase nel pieno possesso della ragione della volontà, ma si dette interamente al diavolo e ne fu dominato. Quindi si alzò di scatto per andare via a consumare il suo tradimento. E Gesù, con immensa carità, prevenne la riflessione degli altri sul gesto di Giuda. E quasi che egli si muovesse ed uscisse per compiere un affare, una commissione, disse: ciò che fai, fallo presto. L'ho visto ieri. Dicendo questo, non usò una finzione, perché in realtà Giuda usciva per compiere il suo tradimento. Gesù inoltre vuole mostrare al traditore che senza il suo permesso non avrebbe potuto consumare il delitto, e dicendogli: ciò che fai, fallo presto, gli disse indirettamente che era lui stesso che gli permetteva di agire in quel modo. Poi, forse stando a ciò che dice Origene,
Gesù si rivolse anche a Satana che era entrato in Giuda e poiché era proprio Satana che spingeva l'apostolo in grato tradimento per provocare la catastrofe, Gesù, quasi forte che non teme l'avversario perché sa di vincerlo, e lo provoca per mostrare la propria potenza, disse a Satana che avesse pur dato corso alle sue macchinazioni poiché egli lo permetteva e gli avrebbe poi mostrato la sua potenza. Comunque sia, Giuda uscì dal cenacolo ed era notte, dice il Sacro Testo, notte naturale nel luogo e notte nell'anima del traditore, figlio delle tenebre, che usciva per andare incontro all'abisso e alla morte eterna della perdizione. D'altra parte, era invece luce fulgente nell'anima di Gesù. Concludiamo, ecco. Erano splendori di fiamma nel suo ardentissimo cuore ed egli, vedendo che stava per compiersi il suo desiderio ardente di immolarsi per la gloria di Dio e per la salvezza di tutti, esclamò, Vangelo di ieri, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto. Quindi Gesù riguardò la gloria che avrebbe avuto lui stesso morendo, che sarebbe ridondata nel Padre col suo sacrificio. Non c'era un'elevazione più sublime, come non c'era la glorificazione più grande di Dio in un sacrificio che era identico a quello del Calvario. Ma non era consumato la deduzione dall'impietà, dalla scelatezza dei carnefici, ma dall'amore più grande che potesse elevarsi innanzi a Dio della fiamma più ardente di carità. Agli occhi degli uomini la croce fu obbrobrio, ma agli occhi di Dio fu grande glorificazione, poiché sotto l'umiliazione tremenda gli spasimi atroci rifulgeva la potenza di Gesù Cristo, vittorioso del peccato e di Satana, splendeva la sua sapienza infinita e ardeva il suo amore. Quindi ciò avviene anche in piccolo nelle anime immolate, vilipese, calunniate, colme di dolori anche il loro corpo. Il dolore e la croce sono gloria incomparabile quando diventano un'offerta dell'amore. Attraverso il dolore rifulge tutta la bellezza dell'anima, splende mirabilmente la grazia che l'adorna. Il mondo questo non lo capisce e giunge a credere che Dio si diletti di veder soffrire, mentre Dio si diletta solo di glorificare la sua creatura, preparandole poi una più grande glorificazione in se stesso, nell'eterna felicità. Per questo è quello che vogliamo chiedere, la sapienza per poter comprendere, ecco, la passione del Signore, poter comprendere il mistero della croce, poter accettare anche noi le sofferenze che la vita ci dà e poter dire con San Paolo, ecco, completo la mia carne ciò che manca, i patimenti di Cristo, per essere poi con Lui, in Lui conforme. Ecco la gloria, la visione che ha fatto, che ha visto Santa Faustina, che anime camminavano dietro Gesù camminando con la croce, poi anime che portavano la croce con Lui e anime che erano crocifisse con Lui. Gesù ha spiegato: chi è più simile a me nel dolore sarà più simile a me nella gloria. Però questo, ecco, bisogna comprenderlo con la grazia di Dio. Questo chiediamo all'Immacolata Corredentrice. Così sia, Signore lodati, Gesù e Maria. Benedetto sei tu, Signore Universo, tua bontà ha ricevuto questo pane, tutta la terra del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto il Signore. Benedetto sei tu, Signore Universo, tua bontà non ci ha dato questo vino, frutto della vita, lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu.
Pregate, fratelli e sorelle, questa nostra famiglia donata di Cristo per soffrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santità. Accetta questa offerta, oh Signore, nella tua bontà concedi che testimoniamo con la vita e la passione del tuo Figlio che celebriamo nei santi misteri, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e resurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario, celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano il tuo cospetto. Al loro canto concedo, Signore, che si unisca a nostre voci nell'inno di lode. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, veni sunt caeli et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza, tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando, per la sua disobbedienza, l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte. Ma nella tua misericordia tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza, per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi la pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti, la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli è venuto all'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, aver cenato, prese il calice, prese grazie, la preghiera di benedizione diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo dove siede la tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che riuniti in solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di quelli per i quali ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Matteo, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo, di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Precetti salutaribus moniti et divina istituzione formati audemus dicere: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tra la terra e la gloria,
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con te. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere. Ecco l'agnello di Dio, per colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati dal cielo dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e Dio se lo so.
nostro pianto, o nostro Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo e a gloria di Dio Padre. Amen. Eterno Padre, ti offro il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, suffragio e il purgatorio per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, a chi ti ami, Signore. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire dalla propria vita e riscatto per molti. Preghiamo. Dona ai tuoi fedeli, Dio onnipotente, la sicura speranza della vita eterna che ci hai dato con la morte del tuo Figlio celebrata in questi santi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, o Padre, di gustare senza fini i sacramenti pasquali, di attendere con vivo desiderio i doni promessi, perché fedeli ai misteri della loro rinascita siano così condotti in una vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione un avviso, ricordiamo che domani giovedì santo il nostro santuario sarà celebrata la Santa Messa Vespertina, ricordo l'ultima cena del Signore alle ore 17. Al termine della Santa Messa il Santissimo Sacramento sarà trasferito al luogo della riposizione dove avrà inizio, ecco, l'adorazione, durerà insomma anche tutta la notte. E poi qui abbiamo messo un foglietto perché qualcuno volontario li vuole iscriversi per coprire le ore notturne, insomma, ecco, diurne, insomma. Chi desidera, ecco, si può iscrivere. E ovviamente non c'è l'adorazione domani, non c'è la Santissima Adorazione domani mattina. Il Signore sia con voi. Chinati per la benedizione. Dio Padre di misericordia, che nella passione del suo Figlio ci ha dato il modello dell'amore, vi faccia gustare ineffabile dono della sua benedizione nell'umile servizio a Dio e ai fratelli. Possiate ottenere da Cristo il dono della vita eterna per la vostra fede e la sua morte salvifica. Voi che seguite l'esempio di umiltà lasciato da Cristo, possiate aver parte la sua resurrezione. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Glorificati siano con la vostra vita, andate in pace. Santa comunione per necessità della Santa Madre Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Immacolata Madre della Chiesa, San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo. Tu sii il nostro sostegno. Che Dio eserciti su di lui il suo impero. Noi supplichevoli lo preghiamo
e tu, principe della milizia celeste, ricaccia l'inferno, Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento, affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Al nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Immacolata Madonna dei Boschi. Stava in madre dolorosa, giusta croce lacrimosa, do pendeva finios, cuios animam gementem, contristatam e dolentem, per transibi gladius, o quam tristis et afflictas,